Dicevo, ho 2 o 3 amicizie che però non sto a pensare lì, oddio, adesso mi tradisce, oddio, questa cosa fa, cosa vuole fare, no, me la vivo adesso, poi più avanti va bene, se mi tradirà sarà un'altra esperienza che avrò imparato e sarà un'altra inculata che avrò imparato e dirò basta, ho chiuso con tutti. È logico che io sono anche felice o felice di aver fatto questa esperienza, di essere tradita, di aver tradito, di... Una volta dicevo, se tornassi indietro non farei questi sbagli, invece li farei perché adesso ho capito come sono fatta, come sono fatte le persone, o sono cambiata, ho cercato di migliorare, infatti ora al primo posto metto la sincerità, non metto più l'amore, l'amicizia, no, la sincerità. L'amore per me non esiste, l'amicizia, sì, come ho detto, sì, esiste, ma sto con i piedi per terra. E niente, cioè io comunque ho espresso il mio pensiero che naturalmente non sarà come quello degli altri, perché poi mi direte, ma nel matrimonio c'è amore, e ma in quello c'è amore, e in quell'altro c'è amore. Amore è negli animali, amore nella famiglia, io la penso su questo. Poi molta gente impara dalle proprie esperienze che continua a tradire, 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 e gli torna il male, ma questa cosa non l'ho ancora capita. Cioè... Allora, se tu devi prendere per il cuore una persona, non ci stare insieme. Non ci stare. Piuttosto di lì rimaniamo amici, piuuttosto sii sincera. Io infatti ho imparato ad essere sincera. Allora, io non sono perfetta, lo dico, anzi, posso essere la peggiore persona che c'è al mondo in fatto di slealtà, in fatto di essere bugiarda. E infatti da queste esperienze ho imparato che comunque al primo posto devi mettere la sincerità e la fiducia. E queste cose adesso in me non mancano più. Anzi, devo ringraziare anche una persona che mi ha fatto non cambiare, perché comunque non riuscirò mai a cambiare, migliorare. E questa persona io non l'ho presa per il culo, cioè ho solamente commesso i miei errori che naturalmente vabbè, chiunque manderebbe a fanculo, chiunque. E naturalmente non sto dicendo che ho ragione io, ma ha ragione lui. Comunque la voglio ringraziare perché per me è stato veramente un punto forte di riferimento e spero che questa persona stia bene adesso e che sta guardando questo video, lui capisca che parlo di lui perché lo capisce sicuramente. E è vero, poi ti abitui senza una persona. Io sono stata male un mese, tra cui ero da sola, non avevo nessuno, adesso questo non vi interessa sicuramente. E niente, poi mi sono ripresa, poi ho incontrato una persona che io sinceramente gli ho detto tutto, che ero innamorata ancora di un'altra, sono innamorata, cioè ero innamorata ancora di un'altra persona, che per me l'amore non esiste, per me quello, per me quell'altro, e questa persona mi ha accettato come sono. Mi ha accettato e io sono stata sincera e abbiamo iniziato ad avere una relazione. La relazione si basa sulla sincerità. Poi io non so se mi innamorerò di questa persona più avanti, ma adesso come adesso io per me l'amore non esiste. Innamorarsi per me è una parola gigante. Adesso l'ho capito, per me allora, se esistesse, aspetta, se esistesse è una parola gigante, l'ho capito adesso, ma se non esistesse, come credo io, sarebbe meglio perché alla fine hai delusioni, 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 almeno non ci credi e l'hai sempre saputo. Io vorrei sapere voi cosa pensate, va bene, non giudicate per il mio pensiero, non criticate, non offendete, non voglio commenti di offesa, perché comunque è un mio pensiero e non sto dicendo che per voi l'amore non deve esistere o l'amicizia. Allora, ciao, un bacio a tutti e ci vediamo nel prossimo video con magari altri argomenti. Ciao!